No? Del Basilico. Anche davanti, Paolo, ti viene davanti! Ci sente meglio, grande merito all'allenatore che ti guarda il cazzo, guarda il cazzo! Guarda il cazzo che si sente! Bravo! Sì, Mimo! Dai, dai! Adesso! Bella. Mister, niente, cosa posso dire? Secondo me il pareggio è giusto, anche se obiettivamente, cioè, Basilica mi è piaciuto molto quando era o in parità o in svantaggio. Devo dire che è la seconda volta che ti vedo, i tuoi uomini quando vanno in vantaggio tirano indietro, arretrano, secondo me troppo, va bene anche la forza degli avversari, perché vi ho visto sia con la Valtarese che con Noceto, Noceto è una bella squadra, l'ha dimostrato oggi. E poi, secondo me, se un appunto posso farlo alla tua squadra, è il fatto che da capolista, non, se qualcuno la butta in rissa o in nervosismo, non bisogna beccare, perché è lì dove si vede anche la differenza. Credo che il pareggio alla fine sia giusto, siete stati in vantaggio e in svantaggio, i due rigori li vedremo, ma secondo me sono netti, molto pesci loro a farli, perché tutte e due le volte secondo me non erano rigori da fare. I tuoi hanno tirato poco rispetto a come mi aspettavo, però è stata una partita veramente, chi piace la lotta oggi ha visto più lotta che calcio, anche se tu, ripeto, la tua squadra a livello di ripartenze, secondo me squadre così in prima non ce n'è neanche una, partita addirittura in 8 a volte, ed è molto bello da vedere. Guarda, anche stavolta sono perfettamente d'accordo con l'analisi che hai fatto, nel senso noi, io ho visto una prima mezz'ora molto bella, finché abbiamo fatto il gol e poi ancora un po' di minuti, poi dopo un po' perché hanno spinto di più loro, un po' perché noi probabilmente siamo arretrati, gli ultimi 15 minuti del primo tempo glieli abbiamo concessi. E anche nel secondo tempo, quando abbiamo avuto anche la superiorità numerica, che era il momento di chiudere la partita con il 2-0, abbiamo avuto le due o tre ripartenze che dicevi tu, che però non siamo riusciti a finalizzarle, nel senso che abbiamo sbagliato proprio l'ultimo passaggio. Siamo arrivati a concludere, è quell'ultimo passaggio in cui però c'era sempre un uomo smarcato e probabilmente non era visto e lì c'era da chiudere la partita. Dopo loro sono stati bravi, perché comunque una squadra molto forte, molto attrezzata, a pareggiare. Poi il gol del 2-1 è un gol che viene una volta, nella vita, e dopo devo fare i complimenti comunque ai miei ragazzi, perché non era facile vincere 1-0, andare sotto 2-1 in superiorità numerica e crederci lo stesso a raggiungere il risultato del 2-2. Condivido che è un risultato giusto, e anche il discorso della lotta è che comunque ormai storicamente con il Noceto noi diventa sempre una battaglia. Sì, io fuori dalle righe ti ho detto, Pietro, quando io conosco il Noceto, i nocetani sono sempre stati così, anche se non ci sono state cose violente, erano tutte discussioni più che altro. L'arbitro, per me, io parlavo anche con i miei amici di Noceto, alla fine l'arbitro secondo me non ha sbagliato tecnicamente più di tanto, però non ha tenuto in mano la partita a livello disciplinare, e questo è stato grave, perché insomma io ho perso più tempo a filmare il gioco fermo, le risse, non erano risse, le discussioni con Mucchi, è una cosa incredibile, cioè. Ma guarda, su questo ha sbagliato completamente la partita. Hai perfettamente ragione, tutte e due le squadre però non hanno dato una mano all'arbitro, perché potevamo dargli una mano, invece noi gliel'abbiamo data, lui ha fatto dei tratti di partita, probabilmente qui è andato un po' anche nel pallone. Si è scordato anche che gli stavano giocando, che lui stava discutendo due o tre volte. Però su questa cosa, ritorno a quello che dicevi tu, noi qua abbiamo dimostrato poca maturità, perché se una squadra vuole vincere il campionato non deve farsi innervosire da queste situazioni e deve stare più tranquilla e sfruttarle a proprio vantaggio. Dobbiamo migliorare, mancano ancora tante partite. Ah, poi è tutto aperto. Valtarese ha perso, mi dicevano. Sembra dai risultati che sono arrivati a noi che Valtarese aveva perso, ma comunque questo punto, come ti ho detto, un punto, due punti non cambia, sì, non cambia tanto, perché talmente è lo spinto di questa prima, l'ultimo mese, secondo me. Sì, perché è equilibratissimo. Sembra che non ci sia la squadra che possa fare il filotto di 5-6 vittorie e staccarsi dalle altre, sembra. E quindi fino alla fine ce lo giochiamo, così almeno è più bello. Ok, mister, ti ringrazio tanto. Grazie. Ciao, ciao.
Allora, mister, prima una grande paura perché c'era lo svantaggio, poi l'uomo in meno, siete riusciti a pareggiare e poi andare in vantaggio, e poi gli ultimi 10 minuti, cioè gli ultimi minuti ancora un rigore. Io credo che i rigori ci fossero tutti e due, secondo me sono stati molto ingenui tuoi a farli, perché erano due occasioni che non erano occasioni, cioè non era l'uomo che andava verso la porta, quindi... La partita l'ho descritta molto nervosa, l'arbitro non l'ha tenuta sicuramente in pugno a livello disciplinare, anche se a livello tecnico secondo me non ha sbagliato poco, insomma, considerando il casino che c'era in campo. Ma penso una cosa, l'effetto arbitrale secondo me ci ha danneggiato moltissimo, penso che anche detto dal capitano della squadra avversaria, ha detto che il rigore è inesistente. Assolutamente, noi avevamo un gol annullato anche nel primo tempo, è quello strano, sì. Anche detto da loro era inesistente, quindi proprio siamo stati completamente danneggiati. Dopo sul primo rigore ci poteva anche stare, per l'amor di Dio, quello lì non dico mica niente. Sicuramente la squadra mia ha fatto una grossa prestazione, soprattutto anche in 10, rimontare il gol e passare in vantaggio, ormai solo su un calcio di rigore così potevano pareggiare loro, diciamo. Guarda, dalla tribuna sembrava che poi sono le immagini, le vedremo, detto, perché la strattonata, la miglior cosa comunque è quello che ci hanno detto gli avversari, ce l'hanno comunicato loro, quindi noi problemi comunque noi guardiamo noi stessi, pensiamo di poter dire ancora la nostra in questo campionato e cerchiamo di rimboccarci. Vabbè, il campionato è ancora apertissimo. E via, si va avanti. Se questo è l'atteggiamento della squadra, mi fa ben sperare per il futuro. Ah, sì, ci credo, mister, perché io l'ho vista, è veramente, cioè, una bella squadra. Secondo me è troppo nervosa, però va bene, certo, io ci ho abitato e vi conosco molto bene. Sai, l'atmosfera, sicuramente l'arbitro... Anche perché oggi è una partita importantissima, non bisognava assolutamente perdere. Sicuramente l'arbitro non ha aiutato nessuna delle due squadre a tenere il clima adeguato. E chiaramente queste cose dopo... in campo si vedono i risultati, ecco, tutto lì. Niente, mister, complimenti, perché il risultato è davvero degno di nota. Complimenti alla squadra, perché da come l'ho vista io è molto diversa da quella che mi dicevano di inizio campionato, quindi la tua manina no. Sicuramente ci deve essere, perché vabbè, anche il ritorno di determinati giocatori che si riconoscono di più, su questo sicuramente qualcosa è cambiato. I meriti vanno dati soprattutto ai giocatori che in questo momento veramente stanno dando il massimo, e quindi spero che continuino con questo atteggiamento e che hanno la mania di togliersi qualche soddisfazione andare alla fine del campionato. Beh, anche i mister a volte se le tolgono, mi fa piacere che siano primi giocatori, dopo sarà una conseguenza. Ok, mister, ti ringrazio. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Figa, c'è qualche pezzo. Thank you.
Zolman, Zolman. Da qua l'ho visto che glielo dava, l'ho visto da qua che glielo dava, ma poi tirarlo così per la maglia. In aria. L'ho visto io da qua che lo prendeva, che lo teneva. Sì, ragazzi, vabbè. Ha girato di là. Zolman, Zolman. No, che altro sdotto, eh? Ma tu? Cosa fai? Eh? Ma fai un letto, eh? Andarsù! Zorzone!